quando è scoppiata la guerra, la mia bambina aveva appena 3 settimane. Dopo pochi giorni non avevamo più cibo. Lei è sopravvissuta solo perché la potevo allattare, altrimenti sarebbe morta di fame. Quando il cibo è finito, non mi vergogno a dirlo, con altri padri abbiamo scassinato un negozio e abbiamo preso da mangiare. Io lavoravo nel reparto maternità dell'ospedale di Mariupol. Arrivavano bambini morti per la fame. Quando è mancata la corrente, i neonati che avevamo nelle incubatrici sono morti di freddo e per mancanza di ossigeno.